Temptation Island, Jenny, dove l'avevamo già vista. A Temptation Island, i telespettatori stanno conoscendo le coppie che prenderanno parte al programma. Infatti, la redazione sta diffondendo man mano i video di presentazione ufficiali. In questo modo, oltre alla prima coppia composta da Siria e Matteo, il pubblico ha potuto conoscere anche la seconda coppia, quella composta da Jenny Guardiano e Tony Renda. La ragazza ha raccontato di aver deciso di prendere parte al programma perché il suo fidanzato è sempre stato un farfallone. Di conseguenza, ci sono dei problemi di fiducia e lei vorrebbe vederci chiaro sulla fedeltà di lui verso di lei. Deianira Marzano, subito dopo la pubblicazione del video di presentazione di Jenny, ha fatto sapere al pubblico che, in realtà, la ragazza non è nuova alla televisione. Infatti, come le è stato riferito anche in alcune segnalazioni, Jenny ha partecipato a Uomini e Donne come corteggiatrice negli anni passati, probabilmente prima di intraprendere una relazione con Tony. In pochi però se la ricordano perché Jenny è stata eliminata molto in fretta, quindi non ha avuto modo di arrivare fino alla fine del percorso e di essere ricordata dal pubblico. Ad ogni modo, non è sicuramente la sua prima volta in televisione e non è nemmeno la prima volta nei programmi di Maria De Filippi. Deianira Marzano ha confermato l'indiscrezione che le è stata segnalata, in merito alla partecipazione di Jenny al programma. La cosa però ha destato, come prevedibile, diverse polemiche sia proprio sui profili social dell'esperta di gossip, sia altrove. La stessa Deianira ha dichiarato che è assurdo che i partecipanti di Temptation Island facciano sempre il giro delle sette chiese. L'influencer si riferisce al fatto che spesso chi partecipa a Temptation Island proviene da uomini e donne, mentre altre volte chi ha preso parte al docu reality e ha terminato la sua relazione, ha poi la possibilità di diventare tronista del dating show o comunque di prendervi parte. Sono in tanti a ritenere che i concorrenti di Temptation Island dovrebbero essere persone sconosciute al pubblico, che non abbiano già avuto esperienze televisive. Questo infatti fa credere a volte che i concorrenti vogliano solo raggiungere ulteriore popolarità. Ad ogni modo, sono tanti i fan della trasmissione già pronti a seguire le vicende delle coppie non appena, nel corso dell'estate, Temptation Island aprirà ufficialmente i battenti. Voi che cosa ne pensate? Vi ricordavate di aver già visto altrove Jenny Guardiano oppure no? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti.